Buonasera a tutti, care concittadine e cari concittadini. Guardate, io voglio innanzitutto fare una premessa. C'è a Cariati un problema, ce ne sono tantissimi altri, ma ce n'è uno che è, diciamo così, propedeutico, che viene prima degli altri e che onestamente sarebbe quello più semplice da risolvere. Questo problema è davvero, come ho dichiarato nei giorni scorsi, un problema che tocca i fondamenti proprio del senso civico di una comunità. Questo problema riguarda l'informazione, questo problema riguarda un elemento che si insinua proprio tra l'istituzione e la comunità che questa istituzione ha il dovere di amministrare. Vedete, non è Filippo Sero come sindaco, non è la giunta comunale, non è la maggioranza che subisce questa lesione della propria dignità e della propria immagine. Sono i cariatesi innanzitutto che lo subiscono, siete voi che lo subite innanzitutto. E vedete, questo avviene con l'avallo chiarissimo di una opposizione che non esito a definire irresponsabile, quando la propria azione politica, in un ruolo al quale si è stati demandati dall'elettorato, si basa soltanto e unicamente sull'esercizio quotidiano della insinuazione, della malevolenza, dell'odio sistematico. Allora, davvero, ricoprendo quel ruolo che è di rappresentanza di tutta la comunità, significa che si è irresponsabile, e non vi è nessun altro termine che io possa usare per alleviare un po' la gravità della situazione. Vedete, questo è un elemento, perché l'ho voluto indicare subito all'inizio, è un elemento innanzitutto di chiarezza, ma è anche un elemento significativo, emblematico, che dà la misura della gravità della situazione che viviamo. Non è possibile che una comunità sia sottoposta a questo stillicidio vero e proprio di veleno da parte di chi si ammanta indebitamente, dico io, di una qualifica che evidentemente non gli appartiene. Non gli appartiene innanzitutto sul piano morale, e mi sto riferendo ad alcuni pseudo giornalisti, mi sto riferendo a qualche sito internet di pseudo informazione. Vedete, da quelle posizioni, mentre si denuncia strumentalmente quello che sarebbe il potere costituito, dimenticando che il potere si esercita in nome del popolo e dopo aver ricevuto un mandato
elettorale, non dopo aver fatto un colpo di Stato, ebbene si esercita invece un potere che oggi sta diventando sempre più invasivo e prevaricatore, anche a livello nazionale, ma soprattutto, devo dire, a livello locale. Io non voglio fare di ogni erba un fascio, sia chiaro. Non voglio fare di ogni erba un fascio, perché sarebbe ingiusto, perché ci sono persone che esercitano questo lavoro con onestà, con equilibrio, ma sappiamo tutti che per tutti non è così. E allora vi dico, fate attenzione anche quando frequentate la cosiddetta rete. Io non ho niente contro la rete, anzi, credo che sia un mezzo fenomenale per mettere in relazione le persone e per farci vivere anche con maggiore trasparenza, per mettere in relazione costante la comunità e l'istituzione. Però bisogna stare attenti, perché questo mezzo, evidentemente soprattutto a Cariati, viene utilizzato in maniera distorta e serve a seminare odio, a instillare veleni nella nostra comunità che non lo merita, che ha tanti, tanti, tanti problemi da affrontare. Avevamo scelto, e io soprattutto, personalmente, e in questa scelta avevo convinto anche la maggioranza che sostiene la mia amministrazione, avevamo scelto di non controbattere, di rispondere con il silenzio, perché a veleno non si contrapponga veleno, ma purtroppo siamo costretti a rispondere, e a rispondere in maniera chiara, perché altrimenti si rischia che i cariatesi, che ogni giorno devono affrontare un momento difficile, possano essere in qualche maniera fuorviati da quella che è la lettura onesta, equilibrata della realtà. E allora questi signori devono sapere che non li lasceremo più soli a insinuare, a produrre conflitto e divisioni. Non si illudano di poter mistificare impunemente la realtà. Per venire ai problemi che sono stati toccati qui abbondantemente, e io non voglio tediarvi ulteriormente. Vedete, sono stati toccati i problemi, la Sogefil, il Palazzo Chiriac, nessuno ha parlato, se non sbaglio ad esempio, del mercato ittico. Ma noi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di servizi avviati, stiamo parlando di opere pubbliche che sono in via di realizzazione, stiamo parlando, per quanto riguarda il Palazzo Chiriaci, di un'opera pubblica completata, per la quale però ci si è preoccupati di andare appunto a esporre una denuncia che poi farà il suo corso. No, anche noi abbiamo già, come ricordava l'avvocato Montesanto, affidato mandato dei legali per il dissequestro dell'opera. La magistratura, vedete, dalla magistratura noi non abbiamo assolutamente nulla da temere. Sono ormai 6 anni e mezzo che siamo sottoposti ogni giorno a continue denunce, e per la verità fino ad oggi la nostra onestà, la nostra specchiata coscienza, il nostro comportamento cristallino ci ha consentito di affrontare tutto con la massima serenità e di superare ogni questione
o è ogni dubbio che venisse avanzato sulla nostra azione amministrativa. Noi Palazzo Chiria ci lo consegneremo alla comunità, così come abbiamo ad esempio recuperato l'asilo nido dove qualcuno aveva mandato Striscia la Notizia. Queste cose credo che sia bene e utile ricordarle. Lo abbiamo recuperato, completato, e da qui a breve riparteranno i servizi in quella struttura. Stiamo sforzandoci, nonostante tutti i problemi, che sono problemi di natura procedurale, sui quali oggettivamente non si può buttare la croce addosso all'organo politico, ma io dico che non si può buttare neanche addosso all'organo burocratico. L'ho detto tante volte in Consiglio Comunale e lo ripeto: se su quella vicenda, e mi riferisco al mercato ittico, vi sono pronunciamenti della magistratura altalenanti e contrastanti, evidentemente si tratta di una situazione complessa, e allora noi ci affidiamo a quello che sarà l'esito poi finale, speriamo al più presto, di questa vicenda giudiziaria complessa. Ma intanto il nostro dovere, che stiamo compiendo fino in fondo, è quello di cercare di completare l'opera, e stiamo parlando di un'altra opera pubblica. E ad esempio qualcuno ricordava altre opere. Ad esempio la bretella che è già stata appaltata, di collegamento tra la 106 e la ex statale 108, i due finanziamenti per l'edilizia popolare, complessivamente si tratta di 3 milioni di euro, che sono in via, le gare di appalto dovrebbero partire da qui a brevissimo, il prolungamento del lungomare. Noi stiamo parlando di finanziamenti, stiamo parlando di opere, ma questi signori che un giorno sì e l'altro pure, come diceva Lello, ci tacciano di immoralità, di incapacità a programmare. No, questi signori ci vogliono per una volta soltanto, ricordare qual è l'opera pubblica che hanno consegnato a Cariati e ai cariatesi, qual è l'appalto che hanno avviato, qual è il servizio che hanno avviato. Le strade di Cariati sono oggettivamente in condizioni gravi, sono sporche, ci sono tante buche, ci sono i servizi, l'erba è alta, qualcuno si è anche preso la briga di andarla a misurare con il metro, è alta l'erba, sì. Oggi quando tutta l'Italia sta andando in una situazione di disastro economico, oggi quando non a caso il governo Monti ha istituito un fondo che chiama Salva Comuni, un fondo antidissesto, ripeto, perché lo ha fatto per Cariati, lo ha fatto per il comune di Cariati, lo ha fatto per salvare la poltrona a Filippo Sero, o lo ha fatto perché questo paese è forse esagerato nei decenni precedenti, ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Oggi ne paghiamo le conseguenze, ed è chiaro che a pagarne le conseguenze innanzitutto sono i più deboli, sono le famiglie meno abbienti, e io sono solidale con queste famiglie per cultura, per educazione, per riferimenti valoriali, per riferimenti ideali. E hanno ragione che la politica la concepiamo in maniera completamente diversa. Siamo diversi, è vero, perché evidentemente
veramente chi agisce come agite voi, cari amici dell'opposizione. Agisce guardando a quelle che sono le proprie ambizioni personali e non a quello che è l'interesse di una comunità e non a quello che detterebbe un momento difficile. Ma è mai possibile che in un'Italia che è sempre vissuta sulle contrapposizioni, sempre vissuta sulle contrapposizioni, si trova a livello nazionale un momento di coesione, si appoggia a un governo Monti che è criticato da tutti, ma nella consapevolezza che quella è l'unica strada da seguire, appunto, si trova questa coesione. E invece qui no, qui non c'è nessuna coesione, qui c'è la contrapposizione personale, qui c'è il veleno, qui c'è il tentativo di distruggere la persona. E perché c'è questo tentativo? Lo vorrei capire e soprattutto vi invito a riflettere. Forse perché c'è il piano spiaggia da approvare, forse perché c'è il piano strutturale associato, cioè il piano regolatore generale da approvare, forse perché c'è un piano delle alienazioni. Sì, dobbiamo vendere i beni comunali perché altrimenti non si va avanti, ma questo è quello che ci dice la Corte dei Conti, questo è quello che ci dice il governo Monti. Tutti i comuni devono procedere all'alienazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio. Allora, sinceramente, vorrei davvero invitare ad una riflessione. Vedete, dopo un anno e cinque mesi, diciamo un anno e mezzo di amministrazione, c'è un accerchiamento evidente, e questo accerchiamento è finalizzato a ribaltare un risultato elettorale. E questo accerchiamento avviene, non ho proprio nessun timore a dirlo, avviene per vie ufficiali, per azione politica alla luce del sole, e avviene anche per vie meno ufficiali, per un'azione meno trasparente, per un'azione che è fatta di, come si dice, comparaggi. No, che non sono comparaggi sempre politici, intendiamoci. Allora io vi dico una cosa, io che ho ricevuto un mandato popolare, del quale sinceramente avrei potuto fare a meno perché 5 anni di amministrazione mi avevano sul piano personale e sul piano della salute, voi sapete benissimo, già abbastanza logorato, ma ho sentito la responsabilità in quel momento di continuare un percorso politico che era evidentemente di rinnovamento per questo paese, e lo è a tutt'oggi. Viviamo un momento diverso, viviamo un momento di difficoltà, e quella responsabilità che ho sentito in quel momento la sento maggiormente oggi. E quindi, vedete, io non mi tirerò indietro. Questa è un'amministrazione che andrà avanti per altri 3 anni e mezzo, così come e scadrà alla scadenza naturale del mandato. E fino a quel momento i cariatesi potranno contare sul mio impegno quotidiano, che è l'impegno di una persona onesta, è l'impegno di chi può sbagliare, di chi certamente ha commesso anche degli errori, ma è l'impegno di chi affronta e ha il coraggio. Qualcuno mi invita a tirare fuori gli attributi. Beh, c'è gente che troppo spesso parla di attributi e ci fa sospettare che forse non sa neanche che cosa siano. E allora dico, con impegno, con coraggio, porterò avanti il mandato che mi avete affidato. A voi dico una cosa, è un momento difficile, soprattutto alle tante famiglie che sono in estrema difficoltà. Dico, non perdete la speranza,
non perdete la speranza, perché è un momento difficile, ma un momento che si può superare e che supereremo. È un momento che non ci farà retrocedere rispetto al progetto politico che vi abbiamo presentato nel 2006 e nel 2011. Ed è vero che qualcosa l'abbiamo anche mantenuto, qualche impegno lo abbiamo già mantenuto e realizzato. È vero che ci sono ancora tanti impegni mancati, tante promesse mancate, ma siamo a un anno e mezzo, appunto. Non siamo alla fine del mandato. Aspettate, dateci tempo, dateci la vostra fiducia, non andate dietro alle sirene che vorrebbero descrivere Cariati come un inferno quotidiano, come un posto dal quale bisogna scappare. Qualcuno mi ha accusato di far chiudere i negozi, gli esercizi commerciali. Guardate, io esprimo tutta la mia solidarietà a chi ogni giorno si sveglia la mattina e, come si dice, si mette la croce addosso e va a lavorare e cerca di tenere aperto un esercizio commerciale in un posto nel quale è difficile, ma non solo a Cariati, in questo momento è difficile, lo sapete, in tutta Italia e soprattutto nel Meridione. Non si strumentalizza il sacrificio e la difficoltà, non si strumentalizza così. Quando leggete certe cose, riflettete, dopodiché io credo che, siccome i cariatesi hanno dimostrato in più occasioni di avere cervello e di avere cuore, sanno benissimo dove sta la verità. Io ho mandato oggi un messaggio e poi chiudo a molti di voi, dicendo semplicemente: se vi interessa la verità, ascoltate anche l'amministrazione comunale, anche la maggioranza, non solo la maggioranza. Qualcuno vi vorrebbe far ascoltare invece soltanto l'altra parte, e questo già la dice lunga sul senso della democrazia e della civiltà che hanno queste persone. Io vi ringrazio per la pazienza che avete dimostrato anche stando qui con tanti interventi che si sono succeduti. Sappiate che faccio il sindaco con sentimento e con affetto. Amo la mia città, amo i cariatesi.